Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video ti spiego tutti i principi attivi con i quali vengono creati i farmaci. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo del principio attivo finasteride. A cosa serve? Indicazioni. Posologia. Medicinali che contengono il principio attivo finasteride. Controindicazioni. Avvertenze. Interazioni. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Gravidanza e allattamento. A cosa serve? La finasteride è un principio attivo appartenente al gruppo degli inibitori della testosterone 5, alfa-reduttasi. Più precisamente, essa è in grado di inibire l'enzima 5, alfa-reduttasi di tipo I. In funzione della concentrazione cui viene somministrata, la finasteride può essere usata per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna, alte dosi, o dell'alopecia androgenetica, basse dosi. Indicazioni. La finasteride si usa in forma di compresse orali. Ad alte dosi, 5 mg di principio attivo per compressa, essa è indicata negli uomini per trattare e controllare l'ipertrofia prostatica benigna, ingrossamento benigno della prostata. A basse dosi, 1 mg di principio attivo per compressa, invece, la finasteride viene utilizzata per il trattamento dell'alopecia androgenetica in uomini di età compresa tra i 18 e i 41 anni di età. Posologia. La finasteride è disponibile in forma di compresse per uso orale. I medicinali che la contengono devono essere assunti seguendo le indicazioni fornite dal medico e riportate sul foglietto illustrativo. Ad ogni modo, di seguito illustreremo le dosi solitamente impiegate in terapia. Trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna. La dose abitualmente impiegata è di una compressa da 5 mg di finasteride una volta al dì, con o senza cibo. Se necessario, per controllare l'ingrossamento della prostata, il medico può prescrivere al paziente anche l'assunzione di doxazosina. I primi miglioramenti possono vedersi già nel giro di breve tempo. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe essere necessario protrarre la terapia con finasteride per almeno 6 mesi. Trattamento dell'alopecia androgenetica. La dose abitualmente impiegata per il trattamento dell'alopecia androgenetica è di una compressa da 1 mg di finasteride una volta al dì, con o senza cibo. Solitamente, per ottenere risultati, la finasteride deve essere assunta per periodi di tempo protratti. Seguire le indicazioni del medico per quel che riguarda la durata del trattamento e, in caso di dubbi, rivolgersi ad esso. Medicinali che contengono il principio attivo finasteride. Astrid, Carefinast, Caretopic, Fendazel, Finacapil, Finasteride ABC, Finasteride ACL, compresse rivestite, Finasteride Almus, Finasteride Alter, Finasteride Eurobindo, Finasteride Eurobindo Pharma Italia, Finasteride Biorga, Finasteride DOC, Finasteride G, Finasteride G Stada, Finasteride Ipsopharma, Finasteride Milan, Finasteride Milan Italia, Finasteride Pensa, Finasteride Sandoz, Finasteride San, Finasteride Technigen, Finasteride Teva Generics, Finasteride Teva Italia, Finasteride Zentiva, Finastid, Finedor, Finestar, Genaprost, Ormicton, Propecia, Proscar, Prostide, Ridestin, Citas, Stequo, Terip. Controindicazioni. L'utilizzo della finasteride e dei medicinali che la contengono è controindicato in tutti i seguenti casi. Allergia nota alla stessa finasteride e barra o ad uno più degli eccipienti contenuti nel medicinale che si deve assumere. Nelle donne. Nei bambini. Avvertenze. L'iperplasia prostatica benigna non è un tumore maligno. Tuttavia, in alcuni pazienti le due condizioni possono coesistere. Per questo motivo, prima di iniziare il trattamento con finasteride, è opportuno escludere la presenza di un eventuale cancro alla prostata. Il medico sottoporrà quindi il paziente a specifici esami e analisi, che includono l'esplorazione rettale digitale e l'analisi del sangue per determinare il livello di antigene prostatico specifico, PSA, sia prima che durante il trattamento con finasteride. Inoltre, i pazienti devono informare il medico se soffrono di difficoltà nello svuotare la vescica, hanno un flusso urinario molto ridotto. Devono effettuare l'analisi del sangue per il PSA, poiché la finasteride può alterarne l'esito. Durante il trattamento compaiono noduli, dolore, rigonfiamento del petto o secrezione dai capezzoli, poiché potrebbero essere segni di cancro della mammella. Se la propria partner è o potrebbe essere incinta, poiché è necessario evitare il contatto con la finasteride. Quindi, con il liquido seminale del partner, in quanto potrebbe contenerne tracce. Infine, ricordiamo che durante il trattamento con finasteride sono stati riportati casi di alterazioni dell'umore, come umore depresso, depressione e, anche se meno frequentemente, pensieri suicidi.
Qualora simili sintomi dovessero manifestarsi, contattare subito il medico. Per i medesimi motivi specificati sopra, anche nel caso in cui si utilizzi la finasteride per il trattamento dell'alopecia androgenetica, il medico deve essere informato se ci si deve sottoporre all'analisi del sangue per il PSA. Compaiono sintomi come quelli sopra descritti a livello della mammella. Inoltre, ricordiamo che sono stati riportati casi di infertilità in uomini che hanno assunto la finasteride per lunghi periodi di tempo e presentavano altri fattori di rischio per la comparsa di infertilità. Per quel che riguarda l'uso del principio attivo contro l'alopecia androgenetica femminile, la finasteride non risulta efficace. In qualsiasi caso, il principio attivo non deve essere usato nelle donne. Interazioni. Al momento non sono note interazioni significative fra finasteride e altri farmaci. Tuttavia, prima di iniziare il trattamento con finasteride, è indispensabile informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i farmaci senza obbligo di prescrizione medica, SOP, i farmaci da banco, OTC, i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, eccetera. Effetti indesiderati. La finasteride, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto. Di seguito riporteremo alcuni dei principali effetti indesiderati che possono manifestarsi quando si assume la finasteride, sia nel trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna che nel trattamento dell'alopecia androgenetica. Tuttavia, per informazioni più specifiche e dettagliate, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale a base di finasteride che si deve assumere. Effetti indesiderati derivanti dall'uso della finasteride contro l'ipertrofia prostatica benigna. Gli effetti indesiderati più comuni sono impotenza e calo del desiderio sessuale che si manifestano nella fase iniziale della terapia. Tuttavia, nella maggior parte dei pazienti, si risolvono con il proseguire del trattamento. Fra gli altri possibili effetti indesiderati, ricordiamo: decremento del volume dell'eiaculato, disturbi dell'eiaculazione, eruzioni cutanee, aumento del volume della mammella, tensione mammaria, reazioni allergiche, depressione, palpitazioni, prurito, orticaria, dolore testicolare, calo del desiderio sessuale e barra o impotenza che si protraggono anche dopo l'interruzione del trattamento, infertilità maschile. Infine, si segnala che sono stati riportati casi di cancro della mammella. Effetti indesiderati derivanti dall'uso della finasteride contro l'alopecia androgenetica. Gli effetti indesiderati che possono manifestarsi sono di solito di lieve entità e transitori. Tuttavia, il trattamento con finasteride deve essere immediatamente interrotto qualora compaiano effetti indesiderati come gonfiore di lingua, gola e viso, difficoltà di deglutizione e barra o di respirazione, orticaria, in quanto segni di reazioni allergiche. Fra gli altri possibili effetti indesiderati, ricordiamo: difficoltà ad avere un'erezione, diminuzione della libido, problemi di eiaculazione, inclusa la diminuzione della quantità di liquido seminale, rigonfiamento delle mammelle, dolore ai testicoli, umore depresso, tachicardia, aumento degli enzimi epatici, infertilità maschile, permanenza di diminuzione della libido, disturbi dell'eiaculazione e disfunzione erettile anche dopo il termine del trattamento. Anche in questo caso, si segnala che sono stati riportati casi di cancro della mammella. Sovradosaggio. In caso di assunzione di dosi eccessive di finasteride, è necessario contattare immediatamente il proprio medico o recarsi nel più vicino ospedale. Gravidanza e allattamento. L'uso della finasteride deve essere fatto solo negli uomini. Pertanto, non è previsto alcun impiego nelle donne, ancor meno se in gravidanza o se stanno allattando al seno. Le donne in gravidanza o che allattano al seno, inoltre, non devono entrare in contatto con le compresse contenenti finasteride scritolate o spezzate, siano esse destinate al trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna o dell'alopecia androgenetica, poiché vi è il rischio di assorbimento del principio attivo anche tramite la pelle. Qualora un simile evento dovesse verificarsi, le pazienti interessate devono immediatamente informarne il medico. Fonte: scheda principio attivo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo principio attivo esaminato.